Se voi acquistate e leggete con attenzione l'ultimo libro di Pier Giorgio, troverete una certa pagina quattro lettere che conosciamo tutti benissimo, la B, la D, la P e la Q, che non sono altro che la stessa lettera girata in quattro modi diversi. Ora, pensiamo che anche in musica molte, non tutte, le melodie possono essere un po' come lo scherzo di Mozart, no? del duetto dei violini, possono essere lette in quattro modi diversi. Tu prendi il foglio, te lo metti davanti e vai da capo a fondo e da fondo a capo. Poi giri il foglio e puoi fare la stessa cosa da capo a fondo e da fondo a capo. Si scoprono delle cose abbastanza curiose. Io prendo un esempio tipico di questo procedimento e vediamo di arrivarci. Lettura la più lontana possibile, quella appunto col foglio rovesciato e che comincia dal fondo e va a capo. Non è certo una meraviglia, ma non lo è neanche la lettura numero 3. Forse la lettura numero 2 si avvicina a qualche cosa di più godibile. Sembrano i pezzettini che studiavamo, anche Pier Giorgio ha studiato pianoforte, anzi potrebbe benissimo suonare lui, quando eravamo ragazzini. Adesso arriviamo alla vera lettura. E chi non conosce Fra Martino, Frère Jacques, Bruder Jacob, chiamatelo come volete, che può avere appunto quattro diverse facce.